Allora, intanto partiamo dall'azione che ha deciso il match. Cicconi va a saltare alto su Pierno, tu chiami la palla in profondità e poi sei stato bravo bravo o ti ha aiutato un po' la difesa del Pescara che ti ha portato a calciare? Sincero, no, dai. Guarda, di solito quando attaccante entra in area non tutti arrivano magari aggressivi, fanno fare la prima mossa all'attaccante. L'ho spostata due volte e ho visto il palo lungo, ho calciato subito, quindi non so, bravo io e magari anche meriti miei ogni tanto gli attaccanti. Assolutamente, ci mancherebbe altro. A conti fatti è una vittoria meritata o il pari poteva essere il risultato più giusto secondo te? Ma guarda, ti dico, loro oltre al palo sinceramente hanno tenuto tanto possesso palla, però noi siamo stati bravi a soffrire, abbiamo avuto più di un'occasione oltre al gol e secondo me ce lo meritiamo. Ce lo meritiamo perché siamo stati compatti, abbiamo lottato, abbiamo sofferto tutti insieme, uniti da squadra. Che impressione ti ha fatto il Pescara di Zeman? No. Hai giocato con il Cesena la scorsa settimana, se non ricordo male. No, no, il Pescara è un'ottima squadra, non a caso a 20 punti, comunque noi ora con la vittoria l'abbiamo ripresi, però è una squadra che gioca, le squadre di Zeman sono tutte aggressive in avanti, danno palle e vanno tutti negli spazi, però noi siamo stati bravi, attenti sulle loro giocate, e ci siamo fatti trovare pronti, ecco. Non ricordo male, tu l'Abruzzo l'hai già visto da vicino con il Teramo, no? Sì, sono stato 6 mesi, poi mi sono fatto male dopo 2 partite, sono rientrato verso la fine, non è andata benissimo lì. E stavi per tornare quando il Pescara è retrocesso in Serie C 2 anni fa? Sì, che il Novara era fallito e c'era qualche opportunità, poi alla fine... Quanto è mancato per vestire il biancazzurro? Ma uscivano notizie così, però il procuratore mi diceva erano sempre dettagli, poi alla fine non c'è stato niente. Però sarebbe stato bello, ecco, no? Comunque l'Abruzzo è una bella regione, sono stato a Teramo e stavo a Roseto che comunque era molto bello e niente, questo è... Ci fai per chiudere un confronto tra il Pescara che hai visto oggi e il Cesena che hai visto la scorsa settimana? Sono due ottime squadre, secondo me il Cesena è molto più quadrato, solida, dietro è molto più compatta, magari sono un po' più attenti, mentre il Pescara, sai, palla libera, salgono, quindi se non ti fischiano un fuorigioco comunque l'attaccante va in porta, ecco, quindi. Mi piace giocare di più contro il Pescara che non contro il Cesena. Sì, ci sono molti più spazi, ecco. Onesto fino in fondo, grazie a Panico che ha deciso la partita.